ha dell'incredibile, dell'assurdo la decisione dei giudici di Milano di scarcerare uno spacciatore con questa motivazione. La droga appare l'unico modo per mantenersi. A volte ci si chiede se certe notizie siano uno scherzo, perché apprendere che se si spaccia droga per necessità non si merita la galera è desolante. Eppure il Tribunale del Riesame di Milano ha ordinato la scarcerazione di un gambiano 31enne che lo scorso 27 giugno era stato sorpreso dalla polizia investigativa a spacciare ecstasy in una delle vie milanesi in mano a pusher e tossicodipendenti. Processato per direttissima, era stato spedito a San Vittore da un altro togato milanese che aveva ritenuto la misura colma anche in virtù dei reati precedentemente commessi. Una serie di denunce per spaccio, ricettazione e falsa attestazione sull'identità personale. Mabuba Sisai, classe 87, clandestino respinto dalla Svizzera e da almeno 2 anni in Italia, a San Vittore è rimasto meno di un mese. Poche 5 pasticche di ecstasy per incarcerarlo e, cosa ancor più sorprendente, scrivono i giudici la detenzione è ingiusta perché, non avendo alcun provento derivante da attività lavorative, lo spaccio appare l'unico modo per mantenersi. Come quell'anziano colto a rubare mele e liberato perché non aveva nemmeno la pensione, o quella signora senza lavoro che aveva rubato la pasta al market per far mangiare i figli. Andrebbe ricordato che anche una sola pasticca di ecstasy può uccidere e può farlo ovunque, già perché la sola restrizione per il gambiano riguarda il divieto di mettere piede a Milano. La lezione che si rischia di apprendere è semplicemente sbagliata. Il fine giustifica i mezzi, sentenziava 500 anni fa Niccolò Machiavelli. Quindi, se il fine è quello di tirare a campare, anche spacciare droga non è reato.